C'è una città che ha fatto delle sue mura difensive un baluardo della bellezza. Nel Medioevo la sua seta arrivò fino in Oriente e i suoi banchieri finanziarono sovrani. Dalla ricchezza sorse un giardino di torri e di croci, tanto da meritarsi il nome di città delle 100 chiese. Repubblica indipendente per lunghi secoli, si nascose dentro le sue mura per mantenere la quiete utile agli affari e alla cura della città. Raffinata come la sua seta e pragmatica come i suoi mercanti, questa città è Lucca. Lucca è una delle città più belle e interessanti della Toscana ed è situata precisamente tra Pisa, sulla costa, e il capoluogo Firenze, che per molti secoli è stata la grande città dei Medici. Si trova nella cosiddetta Piana di Lucca e se si fa una passeggiata appena fuori dalle mura si possono vedere sullo sfondo le spettacolari montagne dell'Appennino tosco-emiliano. La posizione della città in una pianura ricca d'acqua ha probabilmente determinato il nome che deriverebbe dal toponimo celto Luc, che vuol dire luogo paludoso. Secondo un'altra teoria, Lucca proviene dal termine latino lux, luce, perché per i romani la città rappresentava un luogo ben in vista in mezzo alla pianura. Lucca viene fondata dai romani nel secondo secolo avanti Cristo e appunto nasce come una colonia militare, come un accampamento militare. Questo schema quadrato ortogonale si ritrova nelle vie della città nel Cardo Maximus e nel Decumanus. Le vie principali si incontravano nel Foro Romano, oggi individuabile in piazza San Michele al Foro. La piazza del Foro per le città romane è una zona importante sia per gli aspetti politici istituzionali sia per gli aspetti di mercato, fondamentalmente c'era il mercato dei beni agricoli e del bestiame, e questa continuità è rimasta perché verso la fine del 200, quando il comune, che non ha una sua sede istituzionale ancora, non ha un suo palazzo, viene costituito e viene fondato e viene fatto comprando e accorpando delle case torri sulla piazza di San Michele. Già nell'VIII secolo abbiamo notizie di una chiesa intitolata a San Michele in Foro, a indicare la continuità con la città romana, cui furono poi annessi un ospedale e un monastero. La chiesa che si ammira ancora oggi si deve a Papa Alessandro II, che fu vescovo di Lucca con il nome di Anselmo da Baggio e fu edificata intorno all'anno 1070. La sua costruzione venne in realtà protratta nel tempo e questo ha portato alla stratificazione di diversi stili che vanno dal romanico al gotico, e che conferiscono all'edificio un'architettura insolita e dalle proporzioni irregolari. Alcuni studiosi considerano San Michele al Foro l'esempio più rappresentativo del romanico lucchese.
Caratterizzato dallo schema basilicale classico, l'elemento più originale è l'alta facciata a vela, ricchissima di sculture ed intarsi, ornata con 4 ordini di logge. Sulla sommità spicca l'enorme statua dell'Arcangelo Michele con il globo, simbolo del potere terreno della Chiesa, in una mano, e la lancia che sconfigge il drago nell'altra. Nella piazza di San Michele al Foro, la Lucca romana incontra quella medievale e mette a contatto due anime della città, quella religiosa e quella commerciale. L'altro aspetto interessante è che ancora nell'Ottocento il mercato dei beni agricoli e dei bestiame si svolgeva nella piazza, tant'è vero che fu Maria Luisa di Borbone a trasferirlo nella piazza dell'Anfiteatro perché evidentemente lo riteneva poco decoroso per la presenza della Chiesa. Dunque, la piazza dell'Anfiteatro è un altro segno indelebile della Lucca romana. La struttura venne costruita nel II secolo d.C. per ospitare spettacoli di gladiatori e lotte. Ma nel corso dei secoli è sopravvissuta cambiando più volte funzione. L'anfiteatro continuò ad essere abitato in età medievale, così come il Colosseo, solo che era abitato da famiglie, talvolta famiglie della piccola nobiltà, di piccoli milites si chiamavano, no? Piccoli cavalieri, talvolta da famiglie anche popolari, e qua i resti dell'anfiteatro venivano sfruttati per tenere delle botteghe, per fare quindi commerci, dei depositi di sale, di generi alimentari e anche per abitarci. Quindi continuò una funzione, tant'è vero che l'anfiteatro attuale è il risultato dello sfruttamento che i resti romani hanno vissuto in età medievale e in età moderna. Il merito del magnifico aspetto della piazza odierna si deve al grande architetto lucchese Lorenzo Nottolini, a cui Maria Luisa di Borbone affidò i lavori di restauro. All'inizio del XVIII secolo troviamo un architetto come Lorenzo Nottolini che ha un grande interesse nel restauro dell'anfiteatro. E questo da un lato era tipico dell'archeologia del tempo, ma dall'altro esprimeva una volontà di conservazione. Un particolare fondamentale, visto che per secoli i cittadini avevano sottratto pezzi di pietra, mattoni e altri materiali dagli edifici antichi per utilizzarli nelle loro abitazioni. Se non si fosse posto un freno a questa abitudine, i palazzi antichi sarebbero probabilmente scomparsi. Dopo il periodo di confusione politica, generato dal declino dell'impero romano d'Occidente, a Lucca, come in altre città d'Italia, è il vescovo ad assumere anche funzioni amministrative. Il cristianesimo aveva cominciato a diffondersi già dal primo secolo d.C., e nel VI secolo a Lucca si mette in luce un religioso venuto dal nord Europa, San Frediano. Sicuramente fu una figura molto energica, importante, perché a lui vengono attribuiti dei grandi lavori pubblici, soprattutto la deviazione del corso del Serchio e la bonifica delle zone paludose più vicine alla città. Quindi dei lavori che finalmente liberarono Lucca dal ricorrente fenomeno delle esondazioni. Queste storie trovano un riferimento simbolico nelle leggende che Amico Aspertini affrescò ai primi del Cinquecento nella cappella dedicata a San Frediano nella omonima basilica di San Frediano a Lucca. Secondo queste leggende, il vescovo di origine irlandese avrebbe deviato il Serchio segnando il terreno con il rastrello. Nel dipinto, Frediano è posto in secondo piano, mentre davanti sono raffigurati operai e notabili lucchesi che si adoperano per la riuscita dell'opera.
La tradizione vuole che sia stato lo stesso Sanfrediano a fondare la chiesa, intitolata inizialmente a San Vincenzo. Nonostante i diversi interventi succedutisi nei secoli, l'aspetto medievale della basilica è rimasto preminente. A rendere quasi unica questa chiesa è il mosaico con l'ascensione di Cristo della fine del XIII secolo posto sulla facciata, che costituisce una vera rarità nel romanico. La Basilica di Sanfrediano nelle forme attuali è frutto del XII-XIII secolo, però sicuramente sorge su una basilica che in alcune fonti viene definita Basilica Langobardorum, e questo ci rimanda alla fine VI secolo, VII secolo. Potrebbe essere, per esempio, prima metà del VII secolo. Ora dobbiamo pensare che quando arrivarono i Longobardi in Italia e anche a Lucca, che ebbe un ruolo importante la città per tutto l'Alto Medioevo, perché diventò sede di un conte, di un duca, un ducato come Siena, e quindi era forse la città più importante della Tuscia. Questo periodo risalirebbe, secondo la tradizione popolare, l'apertura della zecca, che per la continuità delle missioni durate fino al 1847, anno della cessione del Ducato di Lucca al Granducato di Toscana, è stata una delle più longeve d'Europa. L'apertura della zecca in epoca longobarda sembra anticipare di qualche secolo la funzione bancaria per cui la città sarà famosa nel Medioevo. Oggi, alla casermetta di San Donato sulle Mura, si può ammirare il museo con un'officina storica e macchinari d'epoca, documenti, monete e medaglie. Con l'arrivo dei Franchi e di Carlo Magno, la città crebbe ancora d'importanza. Carlo Magno scende in Italia e diventa re d'Italia, fonda poi il Sacro Romano Impero, e sull'aristocrazia nel IX secolo, quindi sull'aristocrazia longobarda, si innesta la nuova aristocrazia franca. Superato l'anno 1000, Lucca vive un momento particolarmente importante dal punto di vista religioso. A metà dell'XI secolo le cose un po' cambiano. A Lucca c'è un grande impulso dovuto al vescovato di Anselmo da Baggio, che veniva da una famiglia della media aristocrazia lombarda, il quale poi prima diventa vescovo di Lucca, poi diventa papa, ma continua a mantenere il seggio episcopale a Lucca. Grazie ad Anselmo da Baggio, Lucca vive una stagione di grande rinnovamento architettonico, a cui segue un cambiamento anche politico. Ci sono varie vicende connesse alla lotta per le investiture. Vedono Matilde di Toscana, no, alleata di Gregorio VII, molto legata anche lei alla città di Lucca, in contrasto con Enrico IV. Però nel 1081 Enrico IV rilascia un diploma a Lucca con tutta una serie di privilegi, diciamo di libertates, cioè di privilegi, di immunità, che riconoscono dei poteri alla città. I poteri è una giurisdizione autonoma, immunità da che cosa? Dal potere imperiale. Quindi riconosce il diritto della comunità cittadina in parte ad autogovernarsi e a gestire dei diritti, dei poteri che derivavano dall'imperatore. E questa ovviamente è una grande svolta. Dopo la svolta del periodo anselmiano, del papato di Anselmo da Baggio, che appunto ha molti riflessi sul piano artistico-urbanistico, c'è una svolta politica grazie a Enrico IV. E da lì possiamo far partire il periodo comunale
vero e proprio. Con l'istituzione del comune ha inizio una lunga stagione di indipendenza di Lucca e della sua Repubblica, a cui solo Napoleone, nel 1799, porrà fine. Autonomo è stato per secoli il comune di Lucca e così i suoi abitanti, che hanno radicato nel proprio carattere questa fierezza che deriva dalla storia. Questo carattere lo aveva notato anche Guido Piovene nel suo splendido reportage Viaggio in Italia. Una costante della storia lucchese fu la difesa della libertà repubblicana. Finita la libertà comunale, ridivenne repubblica indipendente per decreto di Carlo IV a metà del 300, dopo una successione rapida di signorie diverse. Tolta la breve parentesi dei Guinigi, mantenne questa indipendenza difesa da un'oligarchia per oltre 4 secoli, fino al 1799, quando fu l'ultima repubblica italiana che cedette ai francesi. Vi attecchì un tempo la riforma, finita con l'esodo a Ginevra delle famiglie protestanti. Un miscuglio di libertà repubblicana e di spirito conservatore si può cogliervi ancora oggi, sebbene in forma nuova. D'indole tradizionalista, calma, fredda, il lucchese bada ai suoi affari e cerca di fare parte per se stesso. Il gusto dell'indipendenza si collega all'inclinazione al commercio e i lucchesi hanno il genio del commercio, anche spicciolo. L'importanza di Lucca nel Medioevo fu dovuta anche a una posizione strategica in cui si venne a trovare sulla via Francigena. Nel Medioevo Lucca era una tappa molto importante della via Francigena. Tutti i pellegrini che arrivavano dal nord Italia si fermavano a Lucca e questo era fondamentale per l'economia della città. Dormivano lì, mangiavano lì e poi proseguivano verso Roma. Quindi da questo punto di vista è stata una città importante. Durante il Medioevo la città si ingrandì grazie al rinnovamento e ampliamento di chiese e di edifici privati e civili che si svilupparono verticalmente. Nel XIII secolo, Lucca era caratterizzata dalla presenza di molte decine di torri gentilizie e di campanili e chiese. La ricchezza delle famiglie nobili e il prestigio della città vennero rafforzati dalla presenza di un'immagine sacra. Il Volto Santo, oggi custodito nella Cattedrale di San Martino. Il Volto Santo rappresenta senza dubbio la reliquia e l'oggetto di culto più importante della città. Lo è sicuramente già a partire dall'XI secolo. L'attuale crocifisso fu realizzato probabilmente nel XII secolo, anche se una datazione esatta è impossibile da avere. Qualcuno sostiene anche, addirittura si spinge più in là, nei primi decenni del XIII secolo. Fu creato come copia di un volto santo preesistente che forse era stato danneggiato, forse addirittura era scomparso in un incendio, non lo sappiamo questo. Quello che è interessante chiaramente è la qualità delle fattezze del volto, che è una qualità molto alta. E i modelli orientali, appunto, forse mediati attraverso Bisanzio, che la reliquia attesta. Secondo la leggenda, il corpo della scultura venne realizzato da Nicodemo, discepolo di Gesù, che non osò, però, realizzare il volto, che fu completato durante la notte da mano divina. Questo tipo di immagini prendono il nome di acheropite, cioè immagini del volto di Cristo non fatte da mano umana, ma per via di un miracolo. Si narra che la statua, rimasta nascosta per secoli, nel 742 fu messa su una nave senza equipaggio, affinché la provvidenza la portasse in un luogo più sicuro.
l'imbarcazione, giunta nei pressi del porto di Luni, al confine tra Toscana e Liguria di oggi, approdò solo all'arrivo del vescovo lucchese Giovanni, avvertito in sogno del prodigio. La statua fu messa sopra un carro trainato da buoi che, lasciati liberi, si mossero verso Lucca. In città, la reliquia fu collocata nella chiesa di San Frediano, ma durante la notte scomparve, per poi riapparire presso la cattedrale, dove da allora è conservata. Questo ultimo tragitto tra le due chiese viene ripercorso ogni anno durante la solenne processione che si tiene alla sera del 13 settembre, la vigilia di Santa Croce, occasione in cui i lucchesi recano omaggio al volto santo. Il volto santo simboleggiava l'importanza di Lucca come via di pellegrinaggio ed è solo uno dei capolavori custoditi all'interno del magnifico Duomo, che è la cattedrale più antica della Toscana. La cattedrale di San Martino testimonia l'intervento di Anselmo da Baggio soprattutto nel portico e nella facciata. Prima di lui non c'era un portico. Il portico diventa una struttura molto importante, ricchissimamente decorata. Sotto il portico abbiamo dei bassorilievi di notevole interesse, tra cui per esempio la deposizione della croce in un lunotto laterale da parte di Nicola Pisano, che già porta un linguaggio molto moderno per il periodo, probabilmente fu scolpito negli anni 40 del 200, si pensa, però è già un linguaggio quasi gotico, no? Quindi la deposizione è una scena di grande movimento, drammatica e tridimensionale. Mentre la parte forse più di maggior pregio sono le decorazioni della facciata, delle colonne, dei capitelli, che furono eseguiti e riprese a partire dall'età anselmiana fino al 200, soprattutto da maestri, si chiamavano maestri lapicidi, comacini, probabilmente venuti dalla Lombardia o dal nord Italia, dove sappiamo c'erano delle maestranze specializzate. Tornando sotto il portico, sul pilastro di destra è scolpito in bassorilievo un labirinto databile tra il XII e il XIII secolo. Questo tipo di soggetto è raffigurato in Europa già dal X secolo. Un celebre esempio è quello presente sul pavimento della cattedrale di Chartres. Accanto al labirinto lucchese si trova un'iscrizione latina che recita: «Questo è il labirinto costruito da Dedalo Cretese, dal quale nessuno che vi entrò poté uscire, eccetto Teseo, aiutato dal filo di Arianna». Nel tempo, gli studiosi si sono affannati per cercare il vero significato di questo misterioso bassorilievo. Molte leggende e ipotesi sono state avanzate al riguardo, da simbolo legato ai cavalieri templari ad allegoria del percorso verso la salvezza nella vita di un fedele. Forte della sua repubblica e della fama del volto santo, Lucca aggiunse alle sue molte risorse quella della lavorazione della seta. C'è questa particolarità nella storia lucchese, che Lucca ad un certo punto sviluppa una industria della seta e diventa il centro manifatturiero della seta, altamente specializzato, più importante dell'Occidente. Questo avviene tra il XII e il XIII secolo. Questo fatto dell'industria della seta è chiaro che ha rappresentato una grandissima svolta per la città, perché è stato un volano per lo sviluppo dei commerci e per una proiezione internazionale che poi ha visto queste grandi famiglie di mercanti diventare anche grandi banchieri. Avevano come clienti il Papa, il re d'Inghilterra, il re di Francia, sovrani spagnoli, quindi fanno grandi fortune. Oggi non rimane molto del patrimonio di stoffe preziose tessute nel Medioevo a Lucca. È possibile farsi un'idea della produzione dei secoli successivi entrando all'interno del Museo Nazionale di Palazzo Mansi. La famiglia nobiliare dei Mansi
divenne ricca proprio con il commercio delle stoffe. Il palazzo, esempio di architettura civile lucchese del 600, mostra come fosse una dimora nobiliare lucchese dell'epoca. Ed è proprio alla famiglia Mansi che è legata una delle leggende più famose di Lucca, quella di Lucida Mansi. La giovane e bellissima donna che uccideva gli amanti dopo averli circuiti fece un patto con il diavolo, a cui vendette l'anima in cambio di aver fermato l'invecchiamento per 30 anni. Scaduto il tempo, il diavolo tornò a prendere l'anima della donna, che si arrampicò sulla Torre delle Ore per bloccare la campana, simbolo del passare del tempo. Lucida Mansi non vi riuscì e il diavolo la prese con sé, portandola su di una carrozza infuocata per le mura della città, per poi annegarla nel lago dell'Orto Botanico. Questa storia, degna d'un romanzo o un film, mostra come Lucca sia teatro perfetto, incantato e misterioso per una delle manifestazioni più importanti al mondo dedicate al fumetto e ai giochi. Il Lucca Comics and Games. Da oltre 50 anni, la prima edizione con altro nome venne organizzata nel 1966, Lucca ha un rapporto privilegiato con le storie di fantasia e i disegni, a cui si è aggiunta nel tempo quella per i giochi. La città viene letteralmente invasa da appassionati e curiosi provenienti da ogni parte d'Europa, che, varcando le mura di Lucca, entrano in un mondo sospeso tra la fantasia dei migliori inventori di storie e la realtà degli edifici medievali. Nel corso del Medioevo, i lucchesi avevano dovuto lottare duramente per mantenere la propria indipendenza e ci furono potenze vicine che sarebbero state pronte a fagocitare questa città. Ad esempio, sotto la signoria di Uguccione della Faggiola, i pisani riuscirono a sottomettere Lucca. Tuttavia, i lucchesi furono in grado di sviluppare una reazione alternativa, una reazione di contrasto alla prepotenza e ai propositi di egemonia di Pisa prima e di Firenze in seguito. Un esempio molto importante di reazione dei lucchesi diretta a mantenere Lucca indipendente e addirittura a potenziarla è il passaggio alla signoria del celebre Castruccio Castracani. È un genio militare, come lo è stato Napoleone, come sono stati altri nella storia, Giulio Cesare, eccetera, il quale ottiene dei grandissimi, sorprendenti successi, però la sua parabola è breve, appena 10 anni, no? Meno di fatto di 10 anni. È una parentesi che poi porta invece ad un periodo difficile per Lucca, perché poi Lucca cade nel 1342, in mano pisana e verrà molto sfruttata, taglieggiata per le tasse eccetera dai pisani, poi riacquista la libertà grazie a Carlo di Boemia, riacquista la libertà e il periodo della cosiddetta recuperata libertà, siamo nel 1367, probabilmente l'aristocrazia mercantile lucchese paga profumatamente Carlo, che è sempre in cerca di denaro contante in questo periodo, e quindi finalmente Lucca, diciamo dal 1368, si affranca dal giogo pisano, come viene definito un po' drammaticamente nella tradizione della storiografia lucchese, è la recuperata libertà. Una volta terminata l'esperienza della signoria di Castruccio Castracani, Lucca mantiene la propensione a darsi a un signore cittadino che sia in grado di difendere la sua autonomia. E fra fine 300 e inizio 400, il personaggio più idoneo a questo scopo è Paolo Guinigi. Lucca entra anticipatamente nel Rinascimento attraverso proprio la figura di Paolo Guinigi, che è un antesignano dei signori mecenati rinascimentali, no? Del piano 400 e del 500.
sicuramente una figura di grande intelligenza e promuove le arti, promuove il rinnovamento architettonico-artistico della città, pacifica i conflitti interni. Sì, è una signoria, però una signoria molto mediata, è un primus inter pares, cerca sempre di conciliare le tensioni tra le varie famiglie e porta una mentalità innovativa che secondo me gli deriva dal fatto di appartenere ad una grande famiglia mercantile che era presente in tutta Europa, sicuramente già dalla seconda metà del 200. A Paolo Guinigi sono legati due dei simboli maggiori della città. Il primo è la stupenda Torre Guinigi, che si staglia sullo skyline della città. Sfatiamo un mito relativo alle torri medievali. Le torri non nascono nelle città medievali nell'undicesimo, dodicesimo secolo come manifestazione della ricchezza, simbolo di prestigio di famiglie ricche, mercantili. No, nascono con una funzione militare. Diventano poi simbolo di potenza e di ricchezza più tardi, fine 200, nel 300, quando le torri diventano abitabili. La Torre di Guinigi, sorta intorno al XIV secolo, sembra riassumere in sé entrambe le funzioni, soprattutto per via del giardino pensile posto in cima. Sull'origine sappiamo che esistevano anche in altre città in età medievale l'uso di piantare degli alberi che potevano peraltro all'occorrenza essere utili in caso di assedi prolungati, perché la legna poteva servire. Ma probabilmente io ritengo che sia una moda venuta dalla frequentazione di città del Maghreb, cioè del mondo arabo, di città dell'Africa settentrionale e di città vicino orientali e medio orientali, dove l'uso di giardini pensili era molto diffuso. L'altro immenso lascito che Paolo Guinigi ha fatto alla città di Lucca è certamente il monumento funebre a Ilaria del Carretto. Nel Duomo di San Martino a Lucca si trova una delle opere più importanti e paradigmatiche del primo Rinascimento. Il monumento funebre a Ilaria del Carretto, moglie di Paolo Guinigi, il quale agli albori del XV secolo, nel 1406, commissionò a Jacopo della Quercia, il più famoso scultore di Siena, un monumento alla moglie appena scomparsa, che rappresenta in un certo senso il trionfo dell'arte sulla morte. Potremmo quasi considerarlo un archetipo della Bella Addormentata. Lucca entrò nelle rotte del Grand Tour proprio per questo incredibile monumento a una straordinaria, bellissima giovane raffigurata con sorprendente realismo, che può quasi rappresentare il passaggio tra il gotico internazionale e il Rinascimento. Un'opulenza delle vesti e una pelle straordinaria che un secolo dopo Giorgio Vasari, che potremmo considerare il primo storico dell'arte dell'epoca moderna, loderà per l'incredibile qualità del lavoro e per la levigatezza della superficie. Persino ora ci si commuove a osservare questa immagine di una splendida ragazza che sembra dormire, con il cagnolino che in un certo senso rappresenta la fedeltà. Attorno alla statua di Ilaria del Carretto si sono create alcune piccole usanze locali. Le donne in gravidanza si accostavano al monumento per carezzarne il viso, perché questo avrebbe procurato alle puerpere un parto senza dolore. Secondo la tradizione, anche le giovani in età da marito baciavano il naso della scultura per propiziarsi un matrimonio in breve tempo. Dopo gli anni di Paolo Guinigi, Lucca tornò nuovamente repubblica e nel 1438 strinse la pace con Firenze grazie all'appoggio militare dei Visconti.
La città visse una fase di prosperità nella seconda metà del 400 e nel secolo successivo decise di dotarsi di un possente sistema difensivo. Una delle ragioni del fascino di Lucca per il visitatore che giunge da fuori è dato dal suo aspetto di città racchiusa dentro un circuito murario di straordinaria bellezza e completezza. Diverse città italiane in realtà hanno questo vanto di possedere una bellissima cinta muraria, però certamente Lucca rappresenta un esempio insuperato. Le mura cinquecentesche e poi seicentesche nascono da terrore che Lucca ha di venire attaccata, inglobata da Firenze nel Granducato. La sorte appunto che capita a Siena e che già Lucca aveva rischiato al tempo del Guinigi. La particolarità di Lucca è questa cinta di straordinarie mura e bastioni rinascimentali, la cui costruzione fu un'impresa titanica per la quantità di denaro investito. Questi soldi vennero spesi per proteggere al meglio la città, per un'opera che va al di là dell'architettura, che è ingegneria e tecnica fortificatoria. Perché il primo dovere del governante era salvaguardare la sua città e quindi Lucca viene trasformata in una città le cui difese erano al passo con i tempi. Questo accadde perché l'arte bellica cambiò. Nel XVI secolo vennero potenziati cannoni, che ora avevano una gittata migliore e una maggiore potenza di fuoco. E quindi le vecchie fortezze non bastavano più. È qui che comparve il bastione sporgente dal quale era possibile orientare i cannoni parallelamente alle mura, per evitare che gli avversari vi si avvicinassero con la loro artiglieria. Era questa la cosa più importante, impedire che i cannoni e le truppe arrivassero alla portata di fuoco delle mura. Ed è questo che vediamo a Lucca. Questo rendeva necessario la costruzione di mura spesse, più basse rispetto al passato, più solide, sostanzialmente dei terrapieni, che fossero difese non più soltanto dall'alto, come succedeva nel Medioevo, ma potessero essere difese attraverso il tiro delle artiglierie dai lati, il tiro incrociato. Questo avveniva per mezzo di aperture dette cannoniere, che nella cinta muraria di Lucca sono a tutt'oggi perfettamente conservate. Il giro delle mura di Lucca è lungo all'incirca 4 chilometri. Attualmente rappresenta una magnifica passeggiata, ma in passato questa struttura era una struttura militare, serviva a difendere l'indipendenza della città. Persa la funzione difensiva, le mura di Lucca furono riconvertite a uso civile nei primi decenni dell'Ottocento, trasformandosi in luogo di svago e passeggio. Una delle più fortunate operazioni ottocentesche che hanno integrato il paesaggio delle mura con quello naturale è stata la realizzazione dell'Orto Botanico, il giardino più prezioso di Lucca, che si estende per 2 ettari nell'angolo sudorientale del centro storico. Non solo un giardino di incomparabile bellezza, ma un'istituzione scientifica che conserva collezioni viventi di piante in un percorso di colori, suoni e odori che ci conduce in giro per il mondo, illustrando le specie provenienti da paesi lontani fino alla scoperta dei tesori della flora locale e della biodiversità. L'Orto Botanico venne fondato nel 1820 da Maria Luisa di Borbone, che divenne duchessa di Lucca in seguito al Congresso di Vienna del 1815. In realtà, la duchessa sarebbe dovuta rientrare in possesso del Ducato di Parma, che invece il Congresso di Vienna aveva già assegnato a Maria Luigia d'Austria, la moglie dello sconfitto e esiliato Napoleone. Così Maria Luisa di Borbone viene in qualche modo risarcita con Lucca. Viene dato il piccolo ma piacevole staterello, il Ducato di Lucca, e lei si mette subito a promuovere, anche con successo, una serie di lavori urbanistici, architettonici, di rinnovamento, di sistemazione dei canali, sia dentro che fuori la città, riprendendo una politica che era stata quella della sorella di Napoleone, no? Elisa Bonaparte, che aveva sposato Baciocchi, Felice Baciocchi, e che dal fratello era stata fatta principessa di Lucca e di Piombino.
La cosa curiosa è che Maria Luisa vedeva con un certo disprezzo, no, la figura della sorella di Napoleone, cerca di bloccare i progetti che aveva cominciato lei e di farne di nuovi, però anche con esiti molto belli, perché per esempio l'orto botanico viene creato, la cortina delle mura diventa un passeggio per le carrozze. Mentre Lucca perdeva il suo carattere difensivo per trasformarsi in città di bellezza e d'arte, nasceva dentro le mura il suo più illustre cittadino, Giacomo Puccini, che dopo Verdi tenne alto il nome dell'opera italiana nel mondo. 3 giorni prima del Natale del 1858, Giacomo nacque in una famiglia di compositori nella casa in Corte San Lorenzo. A Lucca studiò violino e composizione musicale. Nell'ambiente lucchese nacquero le sue prime composizioni, fra cui la Messa a quattro voci, che scrisse per l'esame di diploma nel 1880. Giacomo Puccini è sicuramente un genio della musica lirica, quindi direi che la sua importanza travalica ben oltre le mura di Lucca, anche se poi lui era nato proprio qua vicino a Palazzo Manzi, in Corte San Lorenzo, ed era molto legato alla sua città, tant'è vero che quando poi si trasferisce a Milano e fa fortuna soprattutto a Milano, resta comunque legato a Lucca. Il grande compositore che trovò fortuna a Milano fu sempre molto legato alla sua casa lucchese, tanto che nel settembre 1889 Giacomo, insieme al fratello, quando vendette la casa natale al cognato Raffaello Franceschini, fece inserire nel contratto una clausola speciale che garantiva la possibilità di ricomprarla. Oggi, grazie all'ascito degli eredi, la casa di Puccini è in qualche modo tornata a Giacomo Puccini, diventando uno splendido museo che raccoglie molti cimeli del grande compositore. Qui l'opera finisce per la morte dell'autore. È nel segno di Puccini che Lucca va incontro al Novecento e arriva nel presente come luogo privilegiato per musica, editoria e arte. Oggi Lucca, oltre a essere una splendida città ricca di storia, è un polo culturale fra i primi d'Italia, che la fanno teatro di grandi eventi internazionali. Thank you.